Una serie di ambienti attrezzati e confortevoli con personale specializzato per limitare al minimo traumi e disagi. Inaugurata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, la cosiddetta aula protetta, struttura a disposizione di magistratura e forze dell'ordine per raccogliere denunce e testimonianze su quei reati che coinvolgono le fasce più deboli, in particolare donne e minori, vittime di violenza, stalking e pedopornografia. L'aula è stata realizzata dall'Arma dei Carabinieri con il contributo dell'Ordine degli Avvocati, della Camera di Commercio e di Confindustria Avellino. Da parte dell'intero Ordine degli Avvocati di Avellino, che mi onoro di rappresentare, ci sarà sempre la massima sensibilità. Sono certo che questa iniziativa rappresenta soltanto l'inizio di un percorso finalizzato a contrastare tutti questi fenomeni. Significa offrire maggiori tutele alle vittime delle violenze e alle fasce deboli, e certamente è un'iniziativa che rappresenta un segnale importante di vicinanza da parte delle istituzioni rivolto ai cittadini. Molto spesso le donne, i minori, le fasce deboli hanno necessità di modalità di ascolto particolari. Pensiamo in particolare alle donne vittime di violenza che spesso hanno vergogna, hanno timore, di sporgere denuncia, hanno bisogno quindi di accortezze tali da farli sentire particolarmente protette, particolarmente ascoltate in maniera consona al contesto nel quale l'audizione si svolge. Secondo i dati riferiti dal Procuratore della Repubblica Rosario Cantelmo, negli ultimi 2 anni ad Avellino sono circa 500 i processi pendenti per reati che hanno a che fare con violenza, persecuzione e minacce nei confronti delle donne. Quasi ogni giorno, dunque, c'è una denuncia e la creazione di una struttura per accogliere le vittime è una buona notizia, anche perché, come è stato detto da molti, prima per usufruire di un'aula protetta bisognava recarsi a Napoli. È una sala per le audizioni protette, quindi è una sala che consente anche nello svolgimento di un processo di venire qui in un ambiente molto accogliente, molto sereno e ospitale, che non richiami un'aula di tribunale o un ufficio di una caserma, per consentire alle vittime, che in molti casi sono anche peraltro minori, non solo donne, o comunque appartenenti alle fasce deboli, di aprirsi in maniera molto, sincera e molto tranquilla e molto serena. La fase più delicata, la fase che fa venire in rilievo aspetti drammatici, è proprio quella della denuncia e delle indagini. E quindi che cosa si può dire? Solo grazie a lei, colonnello, a tutti per aver realizzato questa struttura. Insieme ad Ordine degli Avvocati e Camera di Commercio, anche Confindustria è stata felice di poter contribuire alla realizzazione della struttura, come sottolinea il presidente Giuseppe Bruno. A noi come Confindustria pervengono tantissime richieste tutti i giorni. Non ne sosteniamo molto, ne sosteniamo poco. Questa era una richiesta che meritava la nostra attenzione di essere accolta, e siamo a disposizione sempre per le cose in cui possono creare un valore aggiunto. Fra l'altro, questo in termini imprenditoriali è anche aumento della produttività del sistema. Grazie.